Buongiorno a tutti e ben ritrovati da DonLuca95 in un altro video recensione di War Thunder. Quest'oggi vedremo un aereo premium d'era 1 che è stato introdotto da poco nel gioco di War Thunder, ovvero il B-10 Baltimore, unica versione disponibile in questo gioco del B-10. È un aereo premium americano d'era 1. È un bombardiere medio leggero dotato di due motori radiali Wright R1820 che gli davano una velocità massima intorno ai 340 km all'ora, aveva un tasso di salita intorno ai 7,7 metri al secondo e un tempo di rotazione intorno ai 21 secondi. Questo bombardiere bimotore americano entrò in servizio nel giugno del 1934, ne vennero prodotti più di 300 esemplari e fu anche il primo bombardiere prodotto in serie, le cui prestazioni risultavano superiori a qualsiasi aereo da caccia in quel momento in servizio nell'aeronautica americana. Qui iniziamo a sganciare due delle nostre sei bombe disponibili da 250 libbre, con cui è equipaggiato di default il B-10 Martin. Le tre opzioni sono o equipaggiati con due bombe da 500 libbre, altrimenti due bombe da 1000 libbre ciascuna, altrimenti una singola bomba da 2000 libbre, probabilmente per attacchi su basi. Tanto qui continuiamo a fare una strage con le nostre bombe da 250 libbre, cerchiamo di prendere più bersagli possibili prima di ritornare alla base per ricaricare e riparare cioè ricaricare l'aereo, dato che comunque non siamo stati danneggiati in alcun modo. Modalità realistica non è presente in questo velivolo il WEP, quindi non c'è il War Emergency Power, non si può accelerare utilizzando questo aereo nelle modalità realistiche, cosa un po' appunto abbastanza non diciamo fastidiosa, ma comunque è una pecca sicuramente di questo velivolo. L'equipaggio del B-10 sono 4 persone, il pilota e 3 mitraglieri difensivi. Il primo mitragliere difensivo si trova nel muso dell'aereo, il secondo sotto la pancia e il terzo nel dorso, tutti quanti armati con una singola mitragliatrice Browning da 7,7 mm. Quindi non siamo equipaggiati sicuramente con un grande armamento difensivo. Dato che per abbattere i caccia che provano ad attaccarci, una singola mitragliatrice da 7,7 mm non è molto. Sicuramente un velivolo molto ma molto agile, molto manovrabile, molto flessibile, piacevole appunto da volare. Siamo riusciti ad abbattere 8 unità terrestri con le nostre 6 bombe da 250 libbre, quindi abbastanza buono. Taglio una piccola parte del video, l'atterraggio e ci rivediamo fra qualche secondo dopo aver ricaricato l'aereo. Eccoci qui dopo aver ricaricato l'aereo, siamo appena decollati, abbiamo altre 6 bombe da 250 libbre da poter utilizzare per bombardare altre unità terrestri avversarie. Vediamo che di fronte a noi c'è un G50 inseguito da un Hurricane o che sta inseguendo un Hurricane, si sta dirigendo nella nostra direzione, quindi magari proviamo a dargli un frontale prendendo le mitragliatrici in manuale. È molto ma molto vicino, sicuramente ci sta per dare un frontale. Iniziamo a sparare col mitragliere in manuale, gli colpiamo bene il motore, gli mettiamo un sacco di proiettili dentro il motore. Il G50 prende fuoco come un fiammifero e in un paio di secondi brucia fino alla morte, dandoci il nostro primo abbattimento aereo con il B-10 Baltimore. Cerchiamo di dirigerci verso unità terrestri avversarie, dato che vogliamo cercare di sganciare il nostro carico bellico il prima possibile, così siamo un po' più leggeri se nel caso ci fossero altri velivoli avversari che provano ad attaccarci e darci fastidio. Dalla parte americana, questo velivolo non vide mai un impiego operativo militare, non ha mai veramente combattuto contro velivoli dell'asse, dato che era datato ed era molto molto vecchio, quindi gli Stati Uniti non lo utilizzarono assolutamente nella Seconda Guerra Mondiale. Vennero venduti al SIAM 6 esemplari del B-10 Martin e una ventina alla Turchia, sempre nel 1937.
Quindi appunto quando gli Stati Uniti d'America lo iniziarono a ritenere abbastanza obsoleto, appunto venne esportato in vari paesi come il Siam e la Turchia. Vediamo un HE100 che prova a effettuare una picchiata ai nostri danni, noi cerchiamo di muovere l'aereo il più possibile per cercare di schivare la maggior parte dei suoi proiettili, iniziamo a prendere il mitragliere in manuale, proviamo a spararli qualche colpo, abbiamo un altro HE100 che prova ad attaccarci, riusciamo a colpirlo leggermente, ci ha superato, cerchiamo di metterci a suo orsè così che il nostro mitragliere frontale possa sparargli addosso. Siamo abbastanza agili, che ci aiuta sicuramente nel fronteggiare caccia avversari, dato che se fossimo un B-18 saremmo sicuramente molto più pesanti e molto più goffi nei movimenti, quindi questo ci aiuta. Un HE-100 è andato a schiantarsi al suolo, così ci ha dato un secondo abbattimento aereo. Vediamo un DO-17 che prova a darci un frontale, proviamo a schivare i suoi colpi, dato che sicuramente è armato con un cannoncino da 20 mm. Tocca a noi, prendiamo in mano il mitragliere dorsale, lo colpiamo molto ma molto bene e va a schiantarsi anche questo velivolo avversario, dandoci così il nostro terzo abbattimento. Probabilmente la moltitudine dei nostri proiettili che l'hanno colpito l'hanno fatto agitare e ha cercato di effettuare delle virate un po' troppo brusche, il che lo ha portato a schiantarsi. Quindi siamo riusciti così ad abbattere il terzo giocatore avversario. Qui abbiamo un altro DO-17 che prova ad attaccarci, dobbiamo stare assolutamente attenti al suo cannoncino da 20 mm, dato che potrebbe aprirci come un melone, quindi continuiamo a muovere il più possibile il nostro velivolo, prendiamo sempre in mano i vari mitraglieri difensivi per spararli addosso. Epico combattimento fra due velivoli bimotori abbastanza pesanti, potete vedere che siamo appunto due piccole fortezze volanti che continuiamo ad attaccarci sia con i mitraglieri difensivi da parte di DO-17 con le armi principali. Continuiamo a scambiarci colpi, lui ci colpisce abbastanza bene, dobbiamo assolutamente uscire dalla sua traiettoria di tiro in qualche modo, muovendo l'aereo il più possibile. Fortunatamente abbiamo un Hurricane avversario che è venuto ad aiutarci. Non riusciamo più a sparare con il mitragliere dorsale, probabilmente il cannoncino da 20 mm del DO-17 ci ha colpito la mitragliatrice dorsale, sicché si è rotta, sicché non potevamo assolutamente utilizzarla, e fortunatamente il nostro alleato Hurricane è riuscito ad abbattere il DO-17, sicché siamo ancora vivi e operativi. B-10 Baltimore, sicuramente un bombardiere medio leggero, abbastanza agile, interessante da volare, piacevole, buone prestazioni, abbastanza buone prestazioni per quanto riguarda la velocità e la sua manovrabilità. Abbiamo vinto la battaglia realistica Essen, dato che tutti i giocatori avversari erano stati eliminati, arrivando primi con un totale di 4.542 punti. Abbiamo abbattuto tre velivoli nemici, un G50, un HE100 e un DO-17 bimotore, e abbiamo distrutto 9 unità terrestri, per un totale appunto di 4.542 punti. Sicuramente una bella partita con cui mostrarvi le qualità di questo bellissimo velivolo. Come sempre ricordatevi che non ci sono buoni o cattivi aerei, ma soltanto buoni o cattivi piloti. Detto questo, vi lascio, ragazzi, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Grazie mille per il supporto quotidiano che date al mio canale. Spero sempre di potervi far divertire. Abbiate tutti una buona e bellissima giornata e ci vediamo in uno dei miei prossimi futuri video. Ciao ragazzi!